Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura una pagina dedicata all'emergenza sanitaria e lo facciamo andando a Chieti dal nostro Paolo Renzetti, che è in compagnia del professor Vecchiette, che saluto e ringrazio anche per averci ospitato e per aver sottratto qualche minuto del suo prezioso tempo da dedicare a noi e al nostro pubblico. Paolo, insomma, situazione che sugli ospedali continua ad essere di grande pressione, le percentuali che leggiamo da giorni purtroppo non sono confortanti per l'occupazione dei posti letto. Facciamo il punto con te, il professor Vecchiette, linea, vai. Sì, grazie Alfredo, un saluto da Chieti, mi unisco anch'io ovviamente ai tuoi ringraziamenti al professor Vecchiette, e la domanda è d'obbligo, professore. Noi ci eravamo visti poco meno di un mese fa, si era parlato di quello che sarebbe potuto accadere, ci sono state ulteriori chiusure, sono state chiuse le scuole, però i numeri continuano ad essere numeri preoccupanti, con gli ospedali intasati e con il numero dei positivi che non scende. Cosa non è andato per il verso giusto, oppure se c'è una spiegazione anche medico-sanitaria, oltre che quella relativa evidentemente a dei comportamenti da parte di alcuni cittadini non consoni a questa pandemia. Però questi numeri continuano ad essere numeri preoccupanti. Beh, intanto è un dato nazionale, quindi leggevo che addirittura l'Emilia-Romagna, proprio per la pressione che sta ricevendo sugli ospedali, ha deciso di interrompere tutta quella che era l'attività programmata non Covid, ovviamente. E questo ovviamente è un dato preoccupante. I fattori che possono aver influenzato la diffusione del virus sono sicuramente legati alle varianti, che sono state una novità che ovviamente non ci aspettavamo, e sicuramente la zona rossa un anno fa aveva dato dei risultati, scusa, il lockdown aveva dato dei risultati che la zona rossa tenta di raggiungere con qualche difficoltà, perché comunque il virus approfitta della circolazione delle persone e quindi se le persone continuano a circolare anche in misura minore il virus circola lo stesso. Professore, allora le chiedo, occorre tornare al lockdown di un anno fa con tutte le conseguenze del caso, soprattutto a livello economico? Guardi, io devo dirle, se i numeri continuano a essere questi, io non credo che possa esserci un'economia sana con una popolazione ammalata. Per cui, francamente, penso che dovrebbe anche, si dovrà arrivare obtorto collo a questa soluzione. Spero di no, ma se i dati continuano a essere così, credo che ci siano poche scelte. C'è la possibilità che da lunedì prossimo possano tornare gli studenti a scuola, possano riprendere le lezioni in presenza. È una possibilità, non c'è ancora ovviamente l'ufficialità, non c'è ancora la certezza, ma rumors dicono che potrebbero tornare i ragazzi a scuola, e questo potrebbe essere un altro problema. Lei cosa si sente di dire da medico sanitario che è in campo ormai da un anno ininterrottamente? Ma guardi, in questo momento noi dobbiamo concentrarci sulle vaccinazioni, che è l'unico strumento che abbiamo per combattere questo virus. Io le dirò, sono un po' perplesso all'ipotesi di riaprire le scuole, perché intanto corriamo il rischio di doverle richiudere immediatamente con la prima presenza di focolai. E inoltre, tutto sommato, ripeto, se vogliamo evitare che il virus circoli, dobbiamo ridurre la circolazione proprio delle persone e quindi degli adolescenti. Tenga presente, e poi concludo, che purtroppo la circolazione del virus nelle popolazioni più giovani poi reintroduce il virus in famiglia, dove possono essere colpite anche le generazioni più anziane, che poi sono quelle che in percentuale maggiore hanno bisogno dell'ospedale. Prima di dare la linea al collega Alfredo Primante allo studio per qualche domanda, qualche sollecitazione, le chiedo ancora, professore, come è cambiato questo virus a distanza ormai di un anno, praticamente un anno esatto? Si legge e si sente dire che in questa terza ondata, in questa terza fase, ci sono malati più giovani. È così?
Assolutamente sì, ma ci sono malati più giovani, a mio parere, non perché il virus abbia cambiato così drasticamente le sue caratteristiche, ma molto semplicemente perché un anno fa con il lockdown i ragazzi erano obbligati, purtroppo per loro o per fortuna, a stare a casa, invece in questa fase ovviamente questa limitazione non c'è e quindi siccome sono i ragazzi che sono un po' più, diciamo, inclini a non essere attenti alle misure di sicurezza, sono quelli che ovviamente rimangono più spesso coinvolti dalla malattia. Alfredo, linea a te. Sì, due considerazioni rapidissime. La prima, che si riallaccia al discorso che stavate facendo voi da Chieti, ed è relativamente ai vaccini, perché lei ci ha detto, insomma, che anche i ragazzi si stanno ammalando sempre di più. Allora volevo chiederle se i protocolli, sappiamo che non lo prevedono, però perché non si prevede una vaccinazione di massa all'interno proprio delle scuole per cercare di eliminare una parte del problema? Anche perché questi ragazzi poi tornano a casa e molto spesso contagiano anche genitori, nonni e quant'altro. Beh, la ringrazio perché è una domanda molto bella che mi dà modo anche di spiegarmi meglio. I ragazzi si contagiano di più, ma per fortuna non si ammalano. Abbiamo imparato che contagiarsi per fortuna non significa sempre ammalarsi. In questo momento la sua riflessione, che io condivido, cioè dovremmo vaccinare anche i ragazzi, non è così facilmente attuabile perché è innegabile che noi dobbiamo dare una gerarchia di necessità. Quindi i ragazzi che nella percentuale maggiore si contagiano ma non si ammalano, sono in qualche modo, dovrebbero essere protetti dopo aver protetto le categorie che sono più a rischio, quindi le persone anziane, le persone, gli over 50, il personale della scuola. Quindi se noi avessimo una bacchetta magica per poter vaccinare 1 milione di persone al giorno, io credo che anche i ragazzi dovrebbero essere vaccinati. In questa fase in cui bisogna fare un cronoprogramma, ha una sua logica non vaccinarli, però questa logica diventa tanto più vincente quanto più noi però teniamo le scuole chiuse, a mio parere. Altra considerazione riguardo le parole del professor Parruti proprio di qualche ora fa, insomma, che spiegava come dal suo punto di vista persone di 40-50 anni rispetto alle ondate precedenti, se non ho capito male, registravano una patologia importante che anche il professor Parruti faticava un po' a spiegarsi, cioè delle polmoniti molto pesanti, mi perdoni magari i termini non proprio scientifici. Ecco, volevo capire anche se lei ha lo stesso punto di vista e se vi siete dati una spiegazione di quello che sta accadendo. Ma guardi, io devo dirle che prima di esprimere giudizi direi che dovremmo avere dei dati più certi e in qualche modo non mi affiderei sulla mia personale sensazione, che potrebbe essere magari indotta ad una riflessione emotivamente sbagliata, e quindi io le devo dire sicuramente il virus sta circolando molto, sta circolando anche tra i giovani adulti. In questo momento dobbiamo essere tutti insieme, ognuno di noi deve fare il proprio e ognuno di noi deve considerare l'opportunità appunto di contribuire alla non diffusione del virus aderendo in maniera maniacale a tutte le indicazioni che ormai ben conosciamo rispetto alla mascherina, il distanziamento e l'igienizzazione delle mani. Prima di ridare la linea a Paolo Renzetti, un'ultimissima domanda, gliela avevo fatta anche nella volta precedente in cui ci eravamo sentiti, e diciamo, a livello di sistema globale sanitario regionale, nonostante insomma le percentuali poi siano da soglia d'allarme, oltre la soglia d'allarme, volevo sapere la resilienza del sistema sanitario abruzzese: è ancora in grado di far fronte all'emergenza o anche da questo punto di vista si cominciano ad avere dei problemi?
Ma io mi auguro di no, i problemi sì ci sono quotidiani, sono cronici, vediamo da un sistema sanitario desertificato negli anni precedenti, quindi è stata una continua rincorsa, è innegabile che l'ospedale in quanto struttura architettonica in difficoltà non lo è, sono in difficoltà quelli che ci lavorano, perché il personale è da un anno che è sottoposto a uno stress emotivo, fisico, e quindi io devo dirle sono molto grato. Perché chi lavora in questo momento sta dando un grande esempio e mi piacerebbe che questo fosse percepito anche da chi ci ascolta, perché spesso non è così, insomma. Paolo. Sì, prima di salutarci, ovviamente ringrazio già da ora il professor Vecchiette per averci ospitato qui all'interno della clinica universitaria del Santissima Annunziata. Professore, siamo al picco oppure no? Questa è la domanda che molti si fanno, perché si era parlato del 15-20 di marzo come periodo in cui probabilmente ci sarebbe stato il picco proprio di contagi. E poi la domanda che tutti vorrebbero una risposta: quando si potrà iniziare davvero a vedere la luce, al di là ovviamente della politica vaccinale che proseguirà nella nostra regione? Si parla sempre di mesi caldi, di temperature calde che ovviamente potrebbero andare a creare problemi al virus. Quando, volendo fissare un termine, potremo iniziare a vedere la luce in fondo a questo tunnel? Ma sa, forse inasprire in qualche modo le norme e le misure di circolazione delle persone in questo momento potrebbe avere una doppia valenza, perché ci darebbe un vantaggio sulle vaccinazioni e probabilmente ci metterebbe in condizione di affrontare i mesi estivi con una percentuale di virus nel territorio ancora più bassa. Rispetto alla prima domanda, cioè quando e se siamo già nel picco, noi è già da qualche giorno che abbiamo la sensazione che i numeri non scendano, questo lo vedremo nei prossimi giorni. Io a questo punto devo dirle non so più fare previsioni, perché è davvero complicato. Grazie al professor Jacopo Vecchiette, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, grazie ancora per averci regalato qualche minuto del suo lavoro. Da Chieti è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, a te Alfredo. Sì, grazie ancora al professor Vecchiette e soprattutto un grazie a tutti coloro che lavorano all'interno dei reparti Covid e non per garantire la salute di ognuno di noi. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale e restiamo a parlare delle problematiche in campo sanitario, spostandoci a Pescara, dove il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli ha inviato una missiva al manager dell'ASL pescarese Ciamponi in seguito a delle segnalazioni di infiltrazioni di acqua nel reparto di rianimazione del Covid Hospital dell'ospedale Adriatico. Blasioli chiede all'ASL di intervenire urgentemente. Sentiamolo. Queste sono le foto. Le vogliamo illustrare: asciugamani per terra, acqua da tutte le parti, strumentazione bagnata. Ora si potrebbe dire è un normale allagamento, normale infiltrazioni che ci sono e sono capitate un po' in tutte le case. Se non fosse che qui, ed è un fatto reiterato, siamo al settimo livello del Covid Hospital di Pescara e al settimo livello del Covid Hospital di Pescara c'è la rianimazione. E voglio essere chiaro, perché alcune cose le ho dette anche al verbale delle commissioni consiliari, ritengo fondamentale per la città di Pescara avere il Covid Hospital lì. Lo dico in maniera chiara, per noi è stata una salvezza, è stata una manna dal cielo. Però c'è qualcosa che non va. Quali infezioni batteriche possono derivare da queste infiltrazioni? Quali danni si potrebbero creare, per esempio, nell'intercapedine dove sono i cavi elettrici del monitor, dei respiratori, eccetera? Allora, è già successo una volta, non è stata trovata una soluzione, se ci chiamano vuol dire che la situazione è ancora così. Queste infiltrazioni, queste foto, sono del 9 di marzo, cioè dell'acqua che è scesa l'altro giorno.
Allora, la lettera che oggi abbiamo fatto al manager dell'ASL con cui abbiamo cominciato questo video chiede questo: vi siete attivati? È una competenza dell'ASL? È una competenza della ditta che ha fatto i lavori? Glielo avete segnalato? Avete fatto, se è una competenza dell'ASL, una somma urgenza per risolvere questo problema? Da cosa deriva questo problema e quali sono i danni che possono derivare all'interno dell'ospedale? Io credo che in maniera costruttiva vorremmo che questa situazione non si verificasse più. Una colonna di auto e tir questa mattina, e possiamo vederlo anche dalle immagini che abbiamo registrato proprio nella prima mattinata di oggi, ha paralizzato la statale 16 in direzione sud tra Pineto e Città Sant'Angelo per un incendio ed un incidente avvenuto attorno alle 4 del mattino sulla autostrada A14 nei pressi del viadotto del Cerrano. Un mezzo pesante è andato a fuoco e l'autostrada fra i caselli di Pineto e Città Sant'Angelo prima e poi di Roseto e Città Sant'Angelo in un secondo momento è rimasta chiusa in direzione sud per ore per consentire i soccorsi e l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Come detto, dalle 9 in poi, per cercare di decongestionare la viabilità, è stato esteso il tratto chiuso anche al casello di Roseto degli Abruzzi. In seguito alla chiusura, i mezzi pesanti sono stati deviati sulla statale 16, creando ingorghi e code anche di alcuni chilometri. La situazione è tornata alla normalità soltanto nella tarda mattinata. Adesso ci spostiamo a Casalbordino, protesta pacifica questa mattina organizzata dalle RSU aziendali di CGL CISL e UIL davanti ai cancelli della Sabino Esplodenti, dove il 23 dicembre scorso un'esplosione è costata la vita a 3 operai. I dipendenti in cassa integrazione chiedono alla magistratura di fare presto nell'accertamento delle eventuali responsabilità per poter tornare a lavorare il prima possibile. Vediamo il servizio. Chiedono di tornare a lavorare i dipendenti della Sabino Esplodenti di Casalbordino, chiusa dal 23 dicembre scorso, giorno in cui un'esplosione è costata la vita a 3 operai, Carlo Spinelli, Nicola Colameo e Paolo Pepe. I lavoratori dell'opificio, che si occupa anche di smaltimento di materiale esplosivo, sono in cassa integrazione. L'INPS infatti ha accordato il sussidio per 15 settimane, innalzandolo dalle 11 inizialmente previste e dunque fino al 17 di aprile prossimo. Una notizia, quella comunicata ieri dalla deputata 5 Stelle Carmela Grippa, che rende solo meno amara la Pasqua di 80 famiglie che chiedono alla magistratura, che ha posto sotto sequestro l'area e che sta portando avanti le indagini per appurare eventuali responsabilità per la tragedia di dicembre, di poter tornare al lavoro. Ci sono 80 famiglie che devono dare delle risposte alle banche, abbiamo degli affitti, dei mutui e quant'altro. Figli piccoli, figli all'università, rette mensili universitarie, abbiamo tanti impegni e queste famiglie non devono essere lasciate solo. La nostra azienda ha perso già due grandi commesse, che ne vale il futuro della nostra azienda con paesi extraeuropei. Però se si protrae ancora questo silenzio, questo ritardo dello sblocco, del dissequestro della nostra azienda, molto probabilmente da qui a un mese non abbiamo più modo di esistere. Quindi chiediamo a chi deve giudicare, a chi di dovere, di venirci incontro e di pensare che non siamo famiglie fantasma, siamo 80 famiglie che abbiamo bisogno di questo lavoro. Intanto il medico legale Pietro Falco ha terminato la sua perizia a seguito delle autopsie sui corpi degli operai uccisi dall'esplosione. La relazione è stata consegnata ai magistrati della Procura di Vasto. Sui corpi delle vittime sono stati condotti diversi esami, sia radiologici che tossicologici, alcuni ripetuti anche alla presenza dei carabinieri del RIS. Voltiamo pagina, andiamo a Pescara. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno incontrato questa mattina la stampa per denunciare l'esito della valutazione delle 4 proposte di project financing pervenute al comune per riqualificare l'impianto sportivo di Colle Breccia. Vediamo il servizio.
questa società sostanzialmente non ha alcuna esperienza nella gestione degli impianti sportivi, e la seconda è che è stata formalmente creata il 25 gennaio, mentre la scelta, il verbale, è del 14 gennaio, quindi 11 giorni prima, quindi sostanzialmente è stato aggiudicato questo lavoro ad una SRL che non si era ancora costituita. Si deve per forza far vedere che noi non vogliamo dare un contributo fattivo, e invece la nostra posizione era essenzialmente per tutelare sia il comune e sia i cittadini, perché purtroppo se adesso qualcuna delle altre società dovesse opporre una resistenza, significherebbe che questi campi sportivi purtroppo verranno realizzati con tantissimo ritardo. Pensavamo che la storia della FIDI avesse insegnato qualcosa a questo comune, ma evidentemente invece non è così. Una gara appunto che appunto in realtà non c'è stata, perché per questa riqualificazione hanno proposto la propria progettualità quattro privati, e la scelta tra questi quattro è ricaduta su uno dei partecipanti, scelta fatta dalla commissione tecnica del comune di Pescara, che però non ha motivato in nessun modo questa scelta, quindi senza indicare alcun tipo di criterio, di diciamo graduatoria, di punteggio o altro, quindi una scelta del tutto arbitraria che getta molti dubbi e molte perplessità su quella che invece dovrebbe essere una procedura pienamente trasparente secondo quei principi che dovrebbero sempre guidare un'amministrazione pubblica. Il circuito Abrex propone una serie di seminari con le aziende per spiegare come ripartire per un futuro sostenibile. Idee proposte per la tua azienda. Il circuito Abrex propone una serie di incontri per parlare con le aziende, per parlare di idee e di proposte per le aziende della nostra regione. Sì, abbiamo pensato, dopo ormai un anno di lockdown e comunque di difficoltà per le aziende, di ricominciare, ripartire proponendo una serie di iniziative legate a delle tematiche specifiche che possono essere utili per le aziende, per trovare magari nuovi spunti, per poter magari permettere alle aziende che in questo momento sono un attimino in difficoltà non solo di poter utilizzare il nostro circuito, ma anche quello di poter apprendere nuove nozioni, nuove informazioni e soprattutto nuove idee per trovare la forza di ricominciare o trovare un nuovo slancio o soprattutto nuove opportunità di business e di incontri con altre aziende. Partiremo con un ciclo di seminari per tutto il mese di marzo ed aprile, seminari specifici su tematiche puntuali come ad esempio l'internazionalizzazione per le imprese, il welfare e i dipendenti, sempre ovviamente per le imprese, che è una tematica in questo momento abbastanza importante. Come è cambiato anche il vostro lavoro in questo anno di pandemia? Guarda, in realtà è incrementato il nostro lavoro, perché ovviamente Abrex in questo momento risulta una piccola opportunità in più che le aziende possono avere in un momento in cui c'è una grande scarsezza di liquidità, quindi di euro. Abrex si è dimostrato quel tesoretto che le aziende hanno e avevano a disposizione per comunque non fermarsi, comunque continuare a vendere, acquistare prodotti, e soprattutto sotto il lockdown alcune aziende che poi hanno potuto, dovuto ripartire, si sono affidate a noi, non dovendo intaccare quella che era i loro risparmi euro, ma utilizzando il nostro circuito. Abbiamo visto in quest'anno tante aziende che comunque si sono rimboccate le maniche, che nonostante gli apri chiudi hanno continuato a lavorare e a far circolare l'economia, soprattutto l'economia della nostra regione. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di B. Seduta di pre-rifinitura questo pomeriggio al Poggio per il Pescara, con il tecnico Gianluca Grassadogna, che dovrà scegliere se confermare il 3-5-2 oppure affidarsi al 4-3-2-1, complice l'assenza certa di Drudi e quelle molto probabili di Bocchetti e Balzano. Per la gara di sabato contro il Pordenone è stato designato come arbitro Sacchi di Macerata. Il servizio è di Andrea Costantini.
Migliorare l'approccio alle partite è uno degli aspetti su cui Grassadonia sta cercando di incidere, ma per farlo serve acquisire quella identità che il Pescara ha sempre fatto fatica a trovare. Ci sono dati piuttosto eloquenti: il Pescara ha subito ben 16 volte gol nella prima mezz'ora, con una equa ripartizione tra il primo quarto d'ora, 8, e quello successivo, 8. Il momento peggiore è la fase centrale del secondo tempo, 9 volte, mentre il Pescara ha subito poche reti nei finali di primo e secondo tempo, cosa leggibile nel senso che gli avversari non hanno bisogno del guizzo finale perché completano il lavoro in precedenza. Un trend che Grassadonia è riuscito a smorzare nelle sue due esibizioni in trasferta a Frosinone e Cittadella, dove anzi il Delfino ha chiuso le gare senza prendere gol. Meno nelle due partite casalinghe, come sottolineato dal dirigente sportivo Fabio Lupo, bisognerebbe proprio invertire il trend, partire forte, entrare subito nel match. Nella prima mezz'ora il Pescara subisce tanto e produce molto poco, un solo gol nel primo quarto d'ora col Vicenza, 5 nel secondo. Diciamo come squadra, noi scendiamo in campo per giocarci qualcosa di importante, l'avversario lo deve percepire. Invece negli approcci, questo mi riferisco in generale, negli approcci del Pescara in questo campionato c'è sempre stato un approccio timido alle partite. Probabilmente anche gli attaccanti si gioverebbero maggiormente di un atteggiamento un pochettino più propositivo, un pizzico più spavaldo, che poi non significa perdere equilibrio o mancare di razionalità, ma semplicemente modificare qualcosa, perché poi davanti la squadra ha delle soluzioni sia a livello individuale, perché Odgaard si dimostra di essere un buon giocatore, sarà recuperato, Giannetti migliorerà la sua condizione, ma poi ci sono tante soluzioni anche in tre quarti, perché Tabanelli, Macin, Galano, Maestro sono giocatori che hanno qualcosa negli ultimi 30 metri. Farli giocare in attesa che qualcosa succeda, e poi questo qualcosa succede sempre quando poi tu devi recuperare, quindi la partita si mette in una maniera differente. Non è un lavoro semplice quello di Grassadonia sotto questo punto di vista, ma il tecnico salernitano si sta impegnando tantissimo per far cambiare marcia al gruppo con così poco tempo a disposizione. Circa il carattere, qualcosa si vede, anche qui le statistiche sui gol lo dimostrano: mai prima il Pescara aveva segnato in pieno recupero, lo ha fatto in 2 partite su 4 dalla gestione Grassadonia, guadagnando 4 punti fondamentali con Lecce e Cittadella. A Lignano contro il Pordenone è necessario far vedere altri miglioramenti per presentarsi bene alla fase degli scontri diretti di fine stagione. Pochi, recenti e in generale positivi i precedenti contro i friulani: una sola sconfitta per il Pescara proprio nella gara d'andata, risolta dalle reti di Musiolik e Berra, partita che è stata il capolinea della seconda esperienza di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara. Delfino invece vincente nelle 2 partite dello scorso campionato, 4-2 all'Adriatico e 0-2 alla Dacia Arena con le reti di Zappa e Galano nel giorno del debutto in panchina di Nicola Legrottaglie. Altre 2 vittorie pescaresi in Coppa Italia nel 2013, 1-0, e nel 2018 ai calci di rigore. Definita stamani la designazione arbitrale, curiosamente toccherà a Juan Luca Sacchi di Macerata, che aveva già diretto l'appena ricordato Pordenone Pescara del gennaio 2020. Sacchi poi ha diretto a luglio Chievo Pescara, partita che ha condannato i biancazzurri al play-out, ma il record del Delfino con lui è positivo: 5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. Pordenone mai vittorioso, 1 pari e 2 sconfitte. Sarà la 5ª direzione stagionale in Serie B per Sacchi, che ne ha collezionate già 9 in Serie A. A mezzogiorno il Teramo ha sostenuto l'ultima seduta al Bonolis in vista dell'anticipo di sabato a Catania. Domani pomeriggio i biancorossi sosterranno in terra etnea l'allenamento di rifinitura. Nel frattempo il difensore Tentardini plaude alla ritrovata solidità difensiva e confida in un buon finale di campionato della sua squadra. Lo ascoltiamo. Stiamo crescendo, siamo una squadra giovane, soprattutto nel reparto difensivo, dove magari si possono commettere errori, però siamo tutti ragazzi che abbiamo voglia di lavorare, voglia di imparare, e quindi i risultati arrivano, stanno arrivando, e non prendere gol o prendere pochi gol, soprattutto in quest'ultima parte del campionato, può essere sicuramente un valore aggiunto. Non bisogna farsi ossessionare troppo dalla classifica, perché comunque adesso stiamo affrontando squadre di un certo livello, cosa che magari verso la fine della stagione abbiamo
partite leggermente più facili. Dobbiamo tenere assolutamente botta in queste partite, Catania, Ternana, e poi giocarci tutte le nostre carte alla fine, e da lì poi si guarderà la classifica. Queste gare più facili che tu dici che arriveranno, però nel girone di andata il Teramo le ha sostanzialmente fallite. Cosa dovrà fare di diverso il Teramo adesso, in questo momento, quando arriveranno queste gare? No, dobbiamo fare il Teramo, dobbiamo continuare questo processo che stiamo facendo riguardo appunto a subire poco, a subire pochi gol e basta. Secondo me non c'è da stravolgere niente, perché mantenendo questo trend di prestazioni nelle ultime due o tre partite sicuramente ce la faremo a raggiungere i nostri obiettivi. Noi andiamo a Catania per provare a fare risultato, cosa che in qualunque partita da inizio campionato ad adesso abbiamo affrontato, noi abbiamo sempre provato, oppure abbiamo sempre cercato di fare il risultato nonostante l'avversario, perché comunque l'ho sempre sostenuto, la nostra rosa è una grande rosa, una squadra forte che ce la possiamo giocare contro chiunque, l'abbiamo anche dimostrato. Rapidamente, la Serie D è stata rinviata la partita di recupero fra Agnonese e Pineto, che era prevista per domenica alle 14.30 allo stadio Civitella. Slitta dunque il ritorno in campo della squadra di Marco Pomante, che ha ben 8 gare da recuperare. Questa mattina il comitato interregionale ha fissato per mercoledì prossimo, 17 marzo, un altro recupero, cioè Monte Giorgio-Pineto. Se non ci dovessero essere complicazioni, dunque, in quella data ci sarà il ritorno in campo della compagine Pineto. Tese, altrimenti bisognerà attendere la trasferta di Recanati domenica 21 marzo, quando è in programma la ripresa del campionato con la 22esima giornata. Pineto, che nel frattempo ha praticamente chiuso per l'acquisto dell'ex attaccante del Notaresco Giacomo Romano, che ha giocato nella prima parte della stagione alla Sanremese. Romano dovrà sostituire Fioretti, recentemente operato ad un ginocchio per la rottura del crociato. Altre due notizie dalla D: il Rieti esonerato il tecnico Stefano Campolo dopo la sconfitta ieri col Monte Giorgio, la quarta consecutiva. Il Porto Sant'Elpidio invece ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Ottavio Palladini, ex trainer di Teramo e Vastese. Termina qui l'edizione delle 14 del TG6, grazie per essere stati con noi, da parte mia l'augurio di una buona giornata.